Michele, già dalle prime telefonate che intercettammo documentammo che lui e il fratello spesso facevano riferimento proprio a Sidola, senza neanche citarlo per soprannome o in modo criptico. Diceva pure dalla loro conversazione che Michele soprattutto lo incontrava, l'aveva incontrato. Alcune conversazioni che dicevano che Sito aveva disponibilità di varie auto, tra cui una Maserati. Ha capito o no? Mannaggia e tu, fa campau. Come noi andavamo a entrare quattro volte, e io non ci mi sembra nulla. Così siamo a cavalli di Lucessa. Passano poche ore da quel mancato arresto e gli investigatori intercettano una conversazione tra i fratelli Iovine. Il 13 sera Iovine Michele chiama fratello Riccardo e dice vieni a casa che non mi sento buona. Stranamente, perché noi intercettavamo anche l'utenza di Michele, Michele non aveva chiamato né un medico né mandato qualcuno in farmacia, quindi capimmo che probabilmente si riferisse alla presenza di Sidola. Aveva un'amicizia con un'infermiera della clinica Villa Flora che si trova a Campo Zillone, con la periferia di Mignano Montelungo. Sono zone molto tranquille, non hanno mai destato particolari sospetti che ci fosse presenza di camorristi o attività camorristiche. Usando il telefono della cognata di Anna Ornella, che sarebbe la moglie di Michele, chiama Combarelli Luciana e gli dice ci possiamo vedere dove lavori. Beh, Chicco, allora? Scendo ci vediamo tra mezz'ora. Sì, sì, sì. Tra mezz'ora, ciao. Ciao, ciao. Sospettammo che sarebbe partito Iovine Riccardo per andare a Campozillone, ma vedemmo che la sua macchina con il GPS era rimasta a casa sua, quindi aveva usato qualche altra macchina, però vedevamo che le celle agganciate dal suo cellulare a portarlo verso Mignano Montelungo. Pronto? Bimbo, sono a casa perché mi stavo morendo in fissa. No, e sono arrivato là, no, fammi. Già stai là. Ciao, fammi, ciao. Ma boccia. In una delle ultime conversazioni che abbiamo registrato, Riccardo chiamò il fratello Michele incaricandolo di disdire un appuntamento al quale lui, Riccardo, non poteva partecipare perché aveva la febbre. Voleva far capire al fratello che lui stava a Mignano per accudire Sidola. Questo è il valore che diamo a questa conversazione. E fu una delle ultime conversazioni, se non l'ultima, dopodiché poi facemmo irruzione.
centro nell'Alto Casertano a confine con il Lazio. Un piccolo centro agricolo, fondamentalmente con pochissimi abitanti. Un bel giorno si ritrovano a sapere che nel loro piccolo paese trovava ospitalità Giuseppe Setola, il superlatitante del clan di Casalesi. Solo fu abbattuto la porta d'ingresso. Setola, che al piano superiore, tentò di dileguarsi attraverso una botte che conduceva ai tetti. Non ci riuscì perché fu bloccato da un militare. È stata un'azione rapidissima. In mezz'ora era tutto terminato, ma poi del resto la sorpresa è quella che conta nella cattura della Titania. Durante la perquisizione trovammo numerosissime armi. La cosa che mi colpì, che lui mi chiamò per nome e a Tomasi perché voleva farsi allentare le manette che ritenevo fosse troppo strette. Mi colpì sto fatto perché lui non sapeva, io non lo conoscevo, non ci avevamo mai incontrati, però lui mi conosceva evidentemente. Avvicinai nella caserma dei carabinieri e gli dissi soltanto: Setola, è finita la storia. Giuseppe Setola, il capo dell'ala stragista dei Casalesi, credeva di averla ancora una volta fatta franca. Si era nascosto in un appartamento attiguo ad una clinica privata di Mignano Montelungo. Quando si è visto scoperto, ha tentato un'ultima fuga disperata sui tetti, ma questa volta i carabinieri non gli hanno dato scampo. Con Setola arrestati due suoi fedelissimi e un'infermiera nell'abitazione, armi, munizioni e tanti soldi. Ricordo la gioia che provammo perché il sangue versato da Setola inutilmente era stato troppo. Lui si era preso gioco di tutti quanti, si era preso gioco di una società intera, di uno Stato intero. E due poliziotti morirono, Gabriele Rossi e Francesco Alighieri, che erano venuti per lavorare e trovarono la morte. Morirono dietro Via delle Dune a Castel Volturno all'inseguimento di una tua vettura. Due ragazzi. Quindi la polizia pagò un tributo di sangue importante alla cattura di Setola.